amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Pala Santoluco di Sassari. Siamo a circa 10 minuti dall'inizio della sfida tra Lions Sassari e Handball Nuoro. Siamo in compagnia del presidente della formazione locale Vanna Pillitu, Lions che tornano sugli schermi di Diretta Sport. Prima di campionato è andata bene, ci racconti innanzitutto come è andato il primo derby della stagione? Benissimo, abbiamo vinto alla grande e siamo contenti perché pensiamo di avere una squadra più forte quest'anno, anche perché abbiamo preso degli elementi per rafforzarla e quindi speriamo in bene, ci auguriamo solamente che giochino col cuore. Una squadra che nella seconda parte della stagione scorsa ha trovato gli ingranaggi migliori, un po' di stabilità, quest'anno come ha appena detto lei si è rafforzata con un giocatore su tutti come Profili che dà quel aumenta il tasso di esperienza e riporta la squadra. Le chiedo quali sono gli obiettivi per questa stagione delle Lions? Il massimo, speriamo. Gli obiettivi migliori, diciamo che sia un campionato che abbia delle ragazze che possano combattere e che si giochi lealmente, soprattutto. Secondo derby della stagione arriva a Sassari una squadra giovanissima, oggi un duello tra esperienza e gioventù con la speranza da parte sua che chiaramente abbia la meglio l'esperienza delle sue ragazze. Ci sono anche delle giovanissime che stiamo portando avanti, però soprattutto ci siamo basati sull'esperienza. Ha parlato e la lascio del ha parlato del discorso delle giovani. In quest'ottica è stata sviluppata una collaborazione con l'altra formazione di Sassari maschile, la Raimond. Le chiedo due parole su questo progetto che accomuna i due settori giovanili di fatto. Sembrerebbe una bellissima esperienza, la verità. E i ragazzi si trovano bene e la società ha degli scambi molto positivi. Perfetto, dato che siamo praticamente nei pressi del fischio d'inizio del diretto di gara, io ringrazio la presidente delle Lions Vanna Pillitu per averci fatto compagnia in questo rapido prepartita. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e ci risentiamo fra meno di 5 minuti per la diretta di Lions Handball Nuoro. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia, vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
nasce l'anello. A Viosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas, a Nuoro. L'anello a Viosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Amici di Diretta Sport e di TCS, benvenuti al Palla Santoro. Siamo a Sassari, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi Lions Sassari Handball Nuoro, la seconda giornata del campionato di Serie 2 di handball femminile, girone A, seconda tornata di campionato iniziata ieri con la sfida tra Ferrarin e Sardegna, che ha visto la terza formazione sarda uscire sconfitta dalla sfida in trasferta dopo aver perso anche nella prima giornata proprio contro la formazione di Matteo Bomboi. Ma andiamo a elencarvi quelle che sono le scelte dei due tecnici, partendo per davvero di ospitalità dalla LAC Nuoro, che ha a distinta a disposizione di coach Massimiliano Bello il numero 25 Silvia Basolu, il 21 Sara Bello, il 18 Valentina Davoli, il 10 Claudia De Murtas, il 4 Luisella Poda, il 99 Alessandra Gusai, il 16 Martina Sizia, il 46 Claudia Soma, il 32 Giulia Madau, il 9 Giorgia Motò, il 23 Eleonora Napoli, il 12 Antonella Lostia, il 15 Chiara Guarracino, l'8 Rosa Calvisi, il 20 Martina Filindeu. Rispondono le padrone di casa allenate da Matteo Bomboi. Con il numero 2 c'è Silvia Secchi, gol 3 Sara Scanu, gol 4 Fatun Diaye, col 7 Valeria Mazzitelli, col 8 Laura Profili, col 9 Giada De Palmas, col 10 Veronica Giacopetti, col 11 Cristina Pilas, col 12 Veronica Furesi, col 13 Ramona Sandu, col 14 Cinzia Canova, col 16 Luana Monreale, col 19 Laura Dettori, col 22 Ilenia Aca, col 29 Francesca Tiloca, col 77 Florentina Pastor. Vi eravamo debitori di quella che è l'altra sfida che completa la tornata, oltre a quella che vi stiamo per raccontare, quella di cui vi abbiamo già parlato, ovvero la sconfitta della Sardegna in trasferta contro il Ferrarin, girone A6. E dunque seconda giornata che si completa con la sfida tra Cassano Magnago e Leno, che si affrontano anch'esse nella giornata odierna. Classifica semplice semplice con Lions Nuoro, Ferrarina e Leno a quota 2 punti, Cassano Magnago e Sardegna a quota 0. Arriva a Sassari la formazione di Bellu, che si è imposta nella prima giornata del campionato vincendo nettamente contro il Cassano Magnago con il punteggio di 32-18. È proprio barbaricino il primo attacco della partita, con il pallone che gira perimetralmente ancora distante dalla linea dei 9 metri. Arriva il taglio in doppio pivot di Madau, prova a liberare il mancino di Poda, palla che gira, difende forte Sassari, Nuoro non trova Varchi per tirare in ritmo. Arriva il fischio contro la difesa sassarese per la pressione eccessiva di Francesco Attilocca. Gioco ripreso con i 9 metri, palla in pivot. Arriva il primo gol della sfida per la formazione oggi in maglia bianca e pantaloncini. Il primo gol della partita firmato da Sara Bellu, numero 21, classe 2002. Solo una delle giovanissime a disposizione di Bellu, squadra dall'età media veramente bassa, quella nuorese. Affronta il campionato di Serie 2 senza particolari pressioni, con l'obiettivo principale di arrivare alle finali nazionali con la squadra nelle migliori condizioni possibili. Tanto arriva l'irregolarità dai danni di Laura Dettori, rimanata per lettere in maniera non troppo cortese. 9 metri amministrato dalla formazione sassarese, che attacca da destra a sinistra sotto di un gol con Sandu in posizione da centrale. Esce dalla linea dei 6 metri Dettori, si libera il pallone di Pastor, perde Palmas, dall'ala trova la prima conclusione Mancina, trova anche la prima parata di Martina Sizia, una delle tre nazionali under 17 a disposizione del LAC Nuoro. Era attacca quando sono trascorsi poco meno di 2 minuti dall'inizio della partita. Nuoro avanti con il punteggio di 1-0, che ora va in ala destra con Podda, che è arrivata in ala destra da Somma. C'è intervento irregolare, subito animi caldissimi al Palla Santoro, aria di derby. 9 metri per Nuoro, che ora va dalla centrale Davoli, tra circolazione tra centrale e terzini, prende posizione Sara Bellu sulla linea dei 6 metri in posizione di pivot. Eccolo l'incrocio
con la compagna, pallone non controllato da De Murtas, palla persa per attacco nuorese, nuova chance per pareggiare per le ragazze di Bomboi. Attaccano con Tiloca, si va da Pastor, la centrale c'è Sandu, in ala c'è De Palmas, rifà il raddoppio portato dalle giovani giocatrici nuoresi, praticamente tutte prodotte di un vivaio locale sempre molto proficuo qua. Brutta palla di Tiloca per Pastor, palla che batte davanti alla giocatrice più esperta della formazione sassarese, che ancora deve trovare la via del gol quando sono andati via più di 3 minuti nel corso del primo tempo. Pasticcia ancora in attacco Nuoro, questa palla non controllata da Valentina Davoli, altra sedicenne oggi in campo. Lo guadagna la fascia centrale Tiloca, il tiro che fa anche Occiale sul palo, poi c'è l'infrazione ai danni di una giocatrice sassarese nella fattispecie Cristina Pilas. Gioco ripreso già con i 9 metri in favore delle Lions, con Sandu e Pastor che scambiano. Ora si va dall'altro terzino, Tiloca, palla ancora imprecisa per Sandu, deve arretrare proprio la gelazione, far perdere un po' di ritmo proprio l'attacco Pastor, poi pasticcia ancora una volta la formazione locale con Sandu. E parte Nuoro che prova a correre in contropiede, conclusione un po' forzata di Pobba, centrale controllata dall'estremo difensore locale Ilenia H. Altra palla brutta, o quantomeno brutto il controllo di Pilas. 25 e 42 al termine del primo tempo al Palace Santoro, avanti Nuoro 1-0. Deggio basso, l'unico gol della partita firmato da Sarabellu in avvio. Ora per la circolazione perimetrale con Sassari che difende 6-0, si va da De Murtas, altra conclusione, la volta centrale, H riesce con un miracolo a tenere palla all'interno dei propri 6 metri, a non incorrere una palla persa, prova a correre in contropiede, Sassari, il pallone che arriva in qualche maniera a De Palmas, è fermata ancora dalla difesa fisica e aggressiva della Hack Nuoro. L'intervento irregolare di Davoli, una nuova chance offensiva per le Lions con Sandu, taglia Tiloca in posizione di doppio pivot, palla in ala per Pilas, arriva prima però il fischio del direttore di gara, arbitri che ricordiamo essere le signore Rizzu e Mulas. Rizzu in questo momento sulla linea di fondo, Mulas vicino al cerchio di centrocampo, tanto fa a terra Pastor, mitata lontano dalla linea dei 9 metri dalla fisicità di Giulia Madau, 23 anni di differenza tra la 77 delle Lions e la giocatrice di Bellu. Qua Pastro che prova a sfondare tra terzino sinistro e Alex, blocca la situazione per quello che riguarda il punteggio delle Lions. Arriva il primo gol della partita firmato da Zucchi Pastor. Catrice è arrivata in Italia nel lontano 2001, curriculum importante per la numero 77 sassarese, tra le altre ha vestito anche le maglie di Pescara, Ancona e San Nicolò, passando per Teramo. Attacco nuorese, serie di incroci che intendevano liberare Madau, che qua pasticcia con il pallone fra le mani, palla recuperata da Sassari, passa, prova ad aprire in contropiede con questa bella palla per De Palmas, gestione disturbata in maniera fisica ma ritenuta regolare da Claudia De Murtas, che è altra palla persa per Sassari, palla a mano ancora poco fluida. Questi primi 7 minuti scarsi che sono andati via sul cronometro del Palace Santoro. Altro intervento irregolare, stavolta di Sandu, altro 9 metri già amministrato dalla formazione che in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione. Da Davoli esce forte De Palmas su De Murtas, prova ad alzare il volume della radio difensiva a Sassari con De Palmas che isola la numero 10. Altro 9 metri già amministrato da Nuoro, attenzione al taglio, un doppio pivot, non trova la linea di passaggio, poi conclusione nettamente con i piedi a pestare la linea dei 6 di Bellu, motivo per cui il gioco riprenderà dalle mani di Ilenia H, estremo difensore, vice capitano, ex di turno tra l'altro della partita. Attacca Sassari con Tiloca che passa da Sandu per Pastor, Ali
molto aperto, specie De Palmas andava verso il centro del campo, Cristina Pila sfisce per pasticciare e perdere un altro pallone in questo avvio di partita. Intervento di Ileniak a negare il nuovo vantaggio nuorese sul tiro di Davoli. Ora prova a correre in contropiede Sassan per stare questa conclusione iniziata però dalla irregolarità. Arriva il primo cartellino giallo della gara, somministrato dalla signora Rizzu ai danni di Sarabello. Dunque Sassari ancora in attacco con Tilocca, il taglio di Pastor verso la linea di 6 metri. Arriva il fischio arbitrale in favore della Lions. Primo 7 metri della partita per la formazione sassarese. Si porta sul punto di battuta Ramone Assandu. Arriva il primo vantaggio delle Lions, primo gol della partita per Ramone Assandu. Siamo 2-1 in favore della formazione locale. Punteggio basso, come già detto in avvio, mancano 21 minuti e altrettanti secondi al termine del primo tempo al Pala Santoro. Secondo derby stagionale per le Lions, ricordiamo girone A composto da 6 squadre, campionato di A2 femminile articolato in 5 gironi. Da questi 5 raggruppamenti usciranno poi le 8 squadre che si contenderanno l'unica promozione nel massimo campionato di pallamano femminile. Tanto prova ancora questa serie di incroci, questa palla imprecisa da parte di Bello tra terzino e ala, perfettamente in mezzo, nessuna delle due riesce a controllare questo pallone. Ora Sando a chiamare il movimento sulla linea dei 6 metri di Laura Dettori, che ora abbandona la posizione di pivot. Serie di incroci nell'attacco sassarese, ci sarebbe la linea di passaggio per cercare De Palmas, ma Nuoro ci mette una pesa concedendo il 9 metri alla squadra di Bomboi. Ora Tilocca cerca un po' di ritmo, attacco delle Lions con Pastor, la palla per Sando che prova a insinuarsi tra le maglie della difesa nuorese, nella fattispecie tra quelle di Madau e Podda. Altro fischio arbitrale contro la difesa barbaricina. Pastor sempre molto aperta in ala De Palmas, eccolo il pallone servito da Piras, va a terra nel contatto con un avversario ritenuto regolare dagli arbitri. Allora prova a correre Nuoro, ma rientra bene la difesa sassarese, pasticcia ancora una volta in palleggio Gisella Poda, finisce per lanciarsi palla sul piede, fa la stessa cosa, palla persa e contro palla persa. Allora può correre Nuoro con Madau, prende la fascia centrale e schiaccia a terra il punto del 2-2. Giulia Madau, 4 gol e 4 marcatori diversi in questi primi 10 minuti di poco abbondanti che sono andati via sul cronometro del primo tempo al Pala Santoro. 2-2 il punteggio tra Lion Sassari e Hack Nuoro. Sassari che prova a ragionare con Sandu e va da Tilocca, ancora Sandu passando per Pastaro che incrocia la sua posizione con De Palmas che prova a incunearsi centralmente. Arriva il fischio in suo favore, il gioco che riprende dai 9 metri, sanzione amministrata da Laura Dettori. Da Sandu per Pastor, altro incrocio come appena avvenuto poco fa con De Palmas che prova a prendere la posizione di doppio pivot, conclusione forzata dai 10 metri di Sandu, palla che coglie il palo esterno destro della porta dell'Hack Nuoro. Punteggio che rimane in parità, punteggio che rimane di 2-2. Ora ragiona in palleggio Sarabellu. Va per Podda, ora da Davoli. Gira ancora perimetralmente questo pallone con ora Bellu che si stacca dalla linea dei 6 metri, serie di incroci, provano a premiare il movimento di Podda, scivola bene però la difesa delle Lions, poi questa conclusione sul secondo palo no, è tutt'altro che impossibile da bloccare per H, grande apertura di H per De Palmas, grande parata del portiere nuorese Martina Sizia, grande apertura di H, una grande parata del collega rivale, oggi avversaria. Il punteggio ancora fermo sul 2-2, qua prova il blitz difensivo Dettori, arriva il fischio contro la numero 19 delle Lions.
Ora ancora Luon in attacco con De Murtas. Pallone per Bellu. E arriva l'altro fischio contro l'attacco nuorese. Prima, non prima, palla persa della gara per Nuoro. Ora Pastor da Sandu. Ora per Tilocca. Sempre molto aperte le ali sassaresi, praticamente all'incrocio della linea laterale con quella di fondo. Ora Pastor, buono qua lo scarico per la ricezione in doppio pivot di Laura Dettori. Terzo gol per le Lions, che ritrovano il vantaggio quando ci avviciniamo ad ampie falcate alla metà del primo tempo. 16 minuti, 56 secondi all'intervallo del Palo Santoro. Lions 3, handball numero 2. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di primo ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Non poto riposare, un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello Adiosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Di nuovo live dal Palazzo Santoro, si sta ultimando il minuto di sospensione chiamato sul parquet sassarese. 16 minuti e 56 secondi all'intervallo al Palo Santoro, 3-2 in favore della formazione di Bomboi. Avvio molto contratto da parte delle due formazioni, tanta fisicità soprattutto nei primi minuti e decisamente qualche imprecisione di troppo, ma la partita rimane intensa, equilibrata e sotto un certo punto di vista godibile. Il gioco è ripreso con questo possesso in favore della squadra allenata da Bellu. De Murtas va da Davoli, però il pallone per il numero 10 che va dal numero 4 Podda in posizione di centrale. C'è Davoli, prova a guadagnare la fascia centrale, bello scarico in pivot per Bellu,
conclusione centrale ben parata da H, già il secondo intervento importante della sua partita. Tanto qua Pastor riesce a sfuggire alla pressione avversaria, lo scarico sulla linea dei 6 metri per De Torri, che trova il fondo della rete avversaria, prima giocatrice a mettere a segno almeno due gol in questo avvio di gara. 4-2 il punteggio, massimo vantaggio per Pastor e compagna. Vediamo se Nuoro riuscirà a stare in partita. Ricordiamo entrambe le formazioni a due punti, entrambe vincitrici abbastanza nettamente nella prima tornata di campionato. Le Lions hanno battuto il Sardegna Handball Team con il punteggio di 29-12. Mentre la formazione barbaricina ha sconfitto Cassano Magnago con il punteggio di 32-18. Quanto arriva il punto del 4-3, c'è un cambio tra i pali nella formazione locale che inserisce il numero 16 Ivana Monreale, stiamo difensore classe 1985, origini siciliane per lei, ma mai trapiantata a Sassari da tanto nel suo palmarès. Sono due scudetti, due Coppa Italia e due Supercoppe, nonché anche convocazioni in nazionale. Attacco ora sassarese con Tilocca, palla per Pastor, chiama palla De Torri sulla linea dei 6 metri. Pastor va a tagliare in doppio pivot per liberare lo spazio per la conclusione centrale di Sandu, palla troppo debole che viene bloccata da Martina Sizia senza troppi problemi. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Questo pallone per Bellu, palla in ala con De Palmas che accompagna per le terre la giovane avversaria. Si riparte con un semplice 9 metri già somministrato da Nuoro. Palla centralmente da De Murtas, continua questa circolazione guarda, con Nuoro che imposta il doppio pivot, finisce per pasticciare in palleggio, palla persa dalle Lions. Rimano i due minuti per Valentina Davoli, rea di aver impedito la ripresa del gioco celere alle Lions. Allora, due minuti di sacrificio per la squadra in maglia bianca. Tre bomboi dalla panchina chiama le sue ragazze a allargare il campo. Del Palmas, Pastor per Sandu, Tilocca ancora dalla centrale Sandu, Pastor va all'incrocio con Tilocca, lascia palla lì, poi Pastor di tocco per De Palmas che schiaccia a terra il punto del 5-3. Arriva il primo gol della partita per l'ala mancina classe 1992. Nuovo più 2 per le Lions a 13 minuti e 48 secondi dalla sirena che manderà le due squadre al riposo. Lions 5, Hack numero 3. Il pallone ancora per Podda in ala, c'è la numero 46, insomma, poi il pallone messo alle spalle di Monreale da la giocatrice nuorese, nella fattispecie il numero 21 Bellu, che trova il fondo della rete e riesce a conservare il meno 1 nonostante l'inferiorità numerica. Tanto qua Pastor va a sfondare e arriva il fischio arbitrale. C'è qualcosa da rettificare da parte della signora Mulas, che ricordiamo dirige l'incontro coadiuvato da Rizzu. Ora Nuoro che prova ad abbassare i ritmi per quanto consentito dal regolamento, con l'intenzione di far passare il tempo in cui la formazione nuorese si è trovata in inferiorità numerica. Tro pasticcio difensivo, palla persa da Nuoro, ancora De Palmas in contropiede e deposita in rete il gol del 6-4 per Lions, più 2 per la squadra di Bomboi. Allenatore alla prima esperienza
capotecnico di una squadra senior. Attacca Nuoro ora con Davoli, il pallone dal terzino sinistro De Murtas, spiazza Monreale, palla che bacia il palo e finisce in rete, dunque Sassari che non riesce a scappare, ora Sandu per via centrali, spazi che si chiudono un po' troppo nell'attacco sassarese. 9 metri amministrato dalla formazione locale. Tilocca per Sandu, presa difettosa dal numero 13 che però non paga dazio. Pastor incrocia con De Palma, spalla schiacciata a terra per Dettori, abbrancata irregolarmente da Madau. Altro 9 metri per Pastor, mentre sta per arrivare il time out per la formazione sassarese. Bomboi porta il cartellino al tavolo. Arriva il minuto di sospensione al Palau Santoro, 11:07 all'intervallo sul parquet sassarese, 6-5 per le Lions su Lacnur. Altra piccola pausa per noi. Di nuovo live dal Palau Santoro, 6-5 per Sassari su numero, 11 minuti e 5 secondi all'intervallo sul perché sassarese. È stata ristabilita la parità numerica con Nuoro che è riuscita a contenere i danni qua. Brutta palla di Sandu per Tilocca, intendeva a centrare la sua posizione. Palla imprecisa e non controllata dal numero 29 della squadra che questo primo tempo sta attaccando da destra a sinistra. Entrerà in vita la calma e riceve in posizione da centrale Eleonora Napoli, la giocatrice più esperta a disposizione oggi di Bellule, classe 92, una squadra composta da giovanissime. Non è schiacciato in area, non trova spazio per attaccare Nuoro, conclusione sporcata dalla difesa sassarese di Napoli, non arriva il fischio arbitrale gradito dal pubblico nuorese. Tanto elusa la pressione dell'Acnur, vantaggio creato, Pastor da De Palmas, la parata di Sizia sull'ala mancina, in questo caso non brava nel capitalizzare l'anticipo bucato dalla difesa nuorese, nella fattispecie dal numero 32 Madau. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di primo tempo, gara che viaggia sui binari dell'equilibrio. Conclusione di Madau che aveva finto di aprire il gioco, tenta Hacca che nel frattempo ha ripreso il suo posto fra i pali. Ora Pastor guarda nella fascia centrale, va a occupare la posizione di doppio pivot aprendo gli spazi per la conclusione di Tilocca che trova il suo primo gol nella gara e il nuovo più 2 per le Lions. Ora Podda da De Murtas, gira palla perimetralmente nell'attacco nuorese mentre fa il suo esordio nella partita il numero 12 Antonella Lostia. De Murtas incrociano la loro posizione Madau, la accompagna poi la palla in ala destra per la conclusione mancina vincente di Luisella Podda, primo gol anche per lei. Vantaggio di nuovo dimezzato, squadre strettamente a contatto. Guarda il Palmas da Pastor che finta il tiro, trova lo scarico in spazi angusti per Dettori, se non abbiamo visto male. Fermata irregolarmente al momento proprio di concludere dai 6 metri, motivo per cui il gioco riprenderà dai 7. Cambia il tiratore della massima punizione, questa volta è il turno di De Palmas che ha la chance per diventare il miglior marcatore della partita a quota 3. Palla che si stampa sulla parte alta della traversa della porta, ora difesa da Lostia. L'ultimo tocco è nuorese, c'è una nuova chance offensiva per le Lions di Bomboi con Tilocca centralmente da Sandu, in posizione di pivot c'è come sempre Dettori. Ora a 13 per la 77 del Palmas che ora le taglia in doppio pivot, si libera lo spazio per la conclusione di Tilocca, palla
schiacciata a terra, angolo troppo stretto quando la conclusione del terzino della formazione locale, quella che termina sul fondo. Ora nuova chance offensiva per raggiungere la parità per la formazione di Bellu. Attacca con Masolu, palla per De Murtas, ancora lo scarico in pivot, buona qua la lettura difensiva delle Lions che recuperano il pallone, può correre in contropiede alla formazione di Bomboi, passa da tu per tu con l'Ostia, grande parata qui del portiere nuorese, non freddissima nella circostanza, qui passa, grande parata del portiere con il numero 12, classe 1994, che nega il più 2 alle Lions. Pallone per Napoli, erroneamente poc'anzi scambiata con Basolu, da terzino trova il fondo della rete De Murtas, è il punto, vale la parità a quota 7. Tutta qua Pastor, abbrancata irregolarmente da Madaus, in furia il pubblico barbaricino, finora decisamente più rumoroso nonostante sia in trasferta. Pastor per Sandu, ancora per Tirò che incrocia la sua posizione con Piras, altro incrocio per Sandu, palla per Pastor ben letta qua dalla difesa nuorese e va un passo dalla palla recuperata, dato però il fallo a concedere un'altra opportunità alle Lions. Conclusione di Pastor sporcata dall'Ostia che evita il nuovo vantaggio, qua l'apertura non è perfetta ma non c'è nessuna giocatrice sassarese pronta a pressare la palla e a sfruttare questa piccola imprecisione dell'attacco in fase di impostazione dell'acqua. Qua tantissimo spazio centralmente per Sarabellu, arriva il vantaggio per Nuoro e il cartellino giallo per Tiloca, si è aperta una voragine nella difesa sassarese, brava a leggere la situazione Bellu e a punire l'errore difensivo della formazione turritana che ora attacca sotto di un gol quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Tilocca per Sandu, centralmente cerca una linea di passaggio, adesso uno dei due giocatrici locali avevano occupato, preso posizione sulla linea dei 6 metri. Allora, pallone per Sandu, c'è aperta a sinistra De Palmas, a destra De Palmas pronta a ricevere, completamente ignorata dalla compagna che forza la conclusione centrale, che coglie il palo, concede a Nuoro l'opportunità di raggiungere il suo massimo vantaggio, squadre al massimo separate da due reti in questo primo tempo molto equilibrato, molto intenso, ricco di errori ma sicuramente qui l'equilibrio l'ha fatta da padrone. Grande palla in ala, arriva, eccolo il massimo vantaggio di Nuoro, il gol del numero 18 Davoli, una delle tre nazionali under 17 a disposizione di Bellu, le altre due sono Podda e Sizia ora in panchina. Tilocca centralmente per Sandu, Pastor ancora per Sandu, Tilocca va da Pastor, palla un po' troppo arretrata per il numero 77, Tilocca prova lo scarico in pivot, ben letto, troppo prevedibile, ora può correre contro il piede, campo apertissimo per Nuoro, decisione centrale che batte H, quarto gol di Sarabellu, 3 di vantaggio ora per l'AC Nuoro. Corre in contropiede, rientro pigro qui della squadra di Bomboi, si alza Tilocca, conclusione sporcata un po' fortunosa qui del numero 29, conclusione dal indubbio impatto psicologico, poteva essere drammatico rischiare di finire sul meno 4 nel caso in cui il successivo attacco nuorese avesse trovato frutti importanti. Ora De Murtas, palla in ala per Napoli, conclusione dall'ala destra di una giocatrice di mano destra, situazione non complicata in cui è specialista tecnico sassarese Bomboi. E dall'altra parte arriva il gol di Dettori, mini parziale di 2-0, spegne almeno temporaneamente l'entusiasmo nuorese, Hack che però attacca
ancora in vantaggio di un gol, 2 minuti, 35 secondi, 19 per chi attacca. Napoli, De Murtas, eccezione del numero 32, serie di incroci, prova a trovare il ritmo, attacco di Nuoro, finora scivola bene la difesa sassarese, la pressione alta di De Palmas, quella ancora più fisica di Sandu, che ferma fallosamente Napoli, 9 metri già amministrato dall'AC, palla in pivot, no look per Di Podda, grande idea qui del numero 4. Bisogna cercare l'incrocio dei pali di De Murtas, decisamente sfacciate le giovani giocatrici nuoresi, qua altra palla prevedibile, arriva il fischio contro la difesa di Nuoro che fa letteralmente infuriare il pubblico in trasferta. Pastor per Sandu, Tilocca, Sandu, Pastor per Sandu, ancora per Tilocca, sale Piras, ancora per il 29, centralmente si chiude bene la difesa nuorese, 9 metri per le Lions, non stiamo per entrare nell'ultimo giro di lancette del primo tempo. Pastor finta di andare in ala, poi va centralmente da Sandu, grande parata di Lostia con il piede sinistro, poi abbandona i propri 6 metri per favorire l'inizio della manovra delle sue compagne. Sandu buca l'anticipo, si aprono spazi nella difesa nuorese, va a terra Napoli, 9 metri già amministrato, palla per ancora il numero 4 Podda, che finta di andare verso il centro, elude la pressione avversaria, riguadagna la posizione di ala e segna il secondo gol della sua partita, l'undicesimo, la partita della AC. Ora gli attacchi che in questa seconda fase di primo tempo stanno avendo letteralmente la meglio sulle difese, con il tunnel involontario Tilocca va da Pastor passando per Sandu, ecco la numero 13, palla in ala per De Palmas che cerca un angolo complicato, arriva il fischio contro la difesa nuorese, 13 secondi per l'ultimo attacco delle Lions, scorre il cronometro, vanno ad accelerare i tempi le sassaresi. Pastor si prende l'onere dell'ultima conclusione del primo tempo, conclusione importante dal punto di vista psicologico, secondo gol di Zucchi Pastor, decimo gol per le Lions, suona la sirena di fine primo tempo al Palasantoru, Lions Sassari 10, AC Nuoro 11, questo il risultato con cui le due squadre vanno a riposo. Noi ci prendiamo una decina di minuti di pausa, ci risentiamo tra poco per i secondi 30 minuti della gara. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri.
Unico R.A. Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Viosa non poto riposare, un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Viosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Di nuovo live dal Palla Santoro, è appena iniziato il secondo tempo della sfida tra Lion Sassari e AC Nuoro. Primi 30 minuti e si sono chiusi con la formazione barbaricina avanti di un gol, 11-10 il risultato con cui le due squadre sono andate a riposo. Primo tempo specie nella sua prima metà molto fisico e ricco di errori. Nella seconda fase le due squadre si sono un po' sciolte, hanno mostrato una palla a mano migliore rispetto a quella palesata nelle fasi embrionali della gara. Ora Sassari che attacca con Pastor, che fa centralmente da Sandu, ti tocca per Sandu, ancora l'incrocio con De Palmas, finta di consegnato di Pastor e poi forza una conclusione che termina ben alta sopra il legno superiore della porta. Difesa da Lostia che proprio in finale di frazione si è resa protagonista di una grande parata proprio su Pastor, che è lanciata a tu per tu, si è vista negare la gioia del gol, che ha poi firmato quasi sulla sirena del primo tempo, ridando una sola lunghezza di ritardo a sé e alle sue compagne. Arriva il tiro di Bello, disturbata irregolarmente da un avversario, motivo per cui il gioco è ripreso con un 9 metri. Ora si butta in posizione di doppio pivot Madau, a fare la compagnia sui 6 metri c'è proprio Bellu. Napoli, palla proprio per la numero 21, presa difettosa, può correre in contropiede Sassari. Gli va il fallo per evitare il contropiede turritano di De Murtas, manovra della Lions che perde l'inerzia del contropiede. Sono andati via 2 minuti in questo secondo tempo. Nuoro avanti di un gol, ancora nessuna segnatura in questo secondo tempo. Continua la circolazione prolungata tra centrali e terzini, palla per Pastor, nettamente anticipata da Napoli, prova a correre in contropiede Nuoro, l'apertura per la compagna viene belletta da Tilocca, palla persa da una parte, palla persa dall'altra. Ora Pastor, da una parte c'è De Palmas, dall'altra Piras, se non vediamo male. Pastor decide di fare tutta la sola, forzare la penetrazione centrale e lucrare il 9 metri con cui il gioco sta per riprendere. Si rialza giocatrice più esperta a disposizione di Matteo Bombui. Tilocca, Sandu per Pastor, chiama palla sui 6 dettori. Sandu trova ancora la conclusione centrale, collassa ancora bene verso il centro, la difesa di Nuoro rende complicata la conclusione del centrale con il numero 13, ex Sinergia, con una presenza in serie A1. Era l'attacco di Nuoro, ancora 6-0 per le Lions, palla complicata, schiacciata a terra, non c'era spazio per servire Bello, prova a correre in contropiede la formazione sassarese con il fallo deliberato di Laura Dettori. Va il fischio su Laura Dettori, arriva il fischio arbitrale, 2 minuti per Sara Bello, miglior marcatore della AC con 4 reti finora messe a referto. Inizio di secondo tempo avaro di marcature, esattamente come il primo. Pastor, Sandu, Tilocca apertissime come sempre all'incrocio della linea di fondo e della linea laterale, due ali della formazione sassare. Tilocca
finta di tirare, va in ala, da De Palmas, finta di andare sul primo, fa spostare il portiere, poi insacca centralmente il terzo gol della sua partita, il primo della ripresa, il punto che vale la parità a quota 11 a 26 minuti e 14 secondi dalla sirena finale, seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Abbiamo ricordato più volte entrambe le squadre vincenti al esordio. Attacca Nuoro con Madau. Napoli, ancora circolazione tra centrale e terzino, va a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali. Napoli, primo gol della sua partita, poi Pastor palla sul palo, c'è un infortunio, ho corso a Antonella Lucia, ha probabilmente incocciato contro il palo. Vediamo un po' se sarà in grado di riprendere la sua partita. Esce temporaneamente, ma lo fa sulle sue gambe, dunque dovrebbe fortunatamente trattarsi solo di una botta. Al suo posto prende posto tra i pali Martina Sizzi, abbiamo ricordato come l'estremo difensore classe 2003 sia una delle tre nazionali under 17 del floridissimo vivaio barbaricino. Le altre due sono Podda e Davoli. Nuoro di nuovo avanti di un gol, 1-1 il parziale di questo secondo tempo, non trova ritmo per attaccare De Palmas. Davoli, arriva il fischio contro la difesa sassarese, si è già ripartiti dai 9 metri con Nuoro che attacca con un giocatore in meno, trova spazio per la conclusione almeno inizialmente la formazione nuorese, poi trova l'incrocio dei pali con De Murtas. Usione un po' forzata, ma secondo i prestigi trascorsi in inferiorità numerica da Nuoro senza subire gol. Pastor Sandu, mentre ora viene ristabilita la parità numerica tra nel campo Sarabellu. Sandu per Tiloca, ancora Sandu per Pastor, finta di andare in ala, poi ci va in un secondo momento De Palmas, conclusione troppo stretta quella della numero 9, ha provato a bissare il tiro che l'aveva portata al gol del provvisorio 11 pari poco più di un minuto fa. C'è forte Pastor, gira bene la palla nell'attacco nuorese, poi c'è la chiusura di Dettori, spinta fuori dai 9 metri Bellu, gira palla a Nuoro con Madau, De Murtas, Podda. Ora sta circolazione, arriva il taglio in doppio pivot, prova a liberarsi in ala Podda, il fischio contro la difesa per l'intervento irregolare di Tilocca portato ai danni di Podda. Bella palla qua sui 9 metri, arriva il 7 metri in favore delle Lions, espulsione temporanea combinata a Cristina Pilas. Dunque dai 7 metri l'opportunità per Nuoro di portarsi sul più 2 sul punto di battuta. Valentina Davoli, già autrice di un gol in questa partita, centralmente blocca Monreale, si è fatta trovare pronta. Dunque Nuoro non riesce a portarsi sul più 2, conclusione centrale, Monreale è rimasta lì e ha neutralizzato la conclusione della numero 18 Davoli. Dunque sempre un gol di differenza fra le due squadre. Ora Pastor, cerca spazio, difesa nuorese, pubblico nuorese che recrimina l'infrazione dei passi. Altro 2 minuti, dunque altra inferiorità numerica temporanea per la HAC, abbandona il terreno di gioco Giulia Madau. Altra chance in superiorità numerica, altri 120 secondi per far lavorare al massimo la difesa nuorese per la formazione di Bomboi. Non è di Dettori, si è arrivata dal terzino sinistro Sandu, contatto portato dalla difesa, viene ritenuta regolare
dalle direttrici di gara, ricordiamo essere le signore Rizzu e Mulas. Sacrificio difensivo di Nuoro premiato. Ora Bellu, De Murtas, palla persa. Può correre in contropiede Sassari, però non trova modo di correre del campo. Il Pastor viene abbrancata da Bellu, che fa spezzare con questa uscita forte il ritmo dell'attacco Sassari. Sta per andare via il primo minuto di superiorità numerica temporanea per le Lions. Sandu in ala, c'è De Palmas, eccolo il pallone per Tiloca, si muove bene il pallone nell'attacco sassarese, creato il vantaggio, palla in ala per Tiloca, fermata irregolarmente al momento del tiro dai 6 metri, un gioco che riprenderà con il 7 metri, verrà amministrato da Zucchi Pastor, che dà un'occhiata al portiere, mette palla da una parte spiazzando l'estremo difensore avversario. Terzo gol per Pastore, parità a quota 12, 21 minuti 21 secondi al termine della gara. Dunque Lions che trovano il punto della parità, continuano a difendere 6-0. Il Nuoro può far trascorrere quei secondi che mancano, che la separano dalla nuova parità numerica. Qua la grande apertura per la corsa di De Palmas, che va in campo aperto e trova un altro grande intervento di Scizia. Insieme i difensori nuoresi che si stanno distinguendo in positivo questa gara, almeno in 2-3 circostanze. Attacco sassarese ha sciupato nell'uno contro uno a tu per tu contro il portiere. Tanto non è ristabilita la parità numerica, parità nei giocatori in campo e nel punteggio, parità quota 12. Attacca Nuoro con Madau, la palla in ala, non riesce a trovare spazio l'attacco Nuoro, se deve forzare la conclusione centrale centralizzata da H. La prova a correre Sassari con Sandu, Tiloca in ala con la schiacciata a terra da Piras, palla sul palo, da Pastor va a caccia di uno sfondamento che non trova, infrazione dell'attacco nuorese, una fattispecie di Sarabellu, palla persa, salendo l'intensità al Pala Santoro, parità a quota 12, 19 minuti 38 secondi alla sirena finale. Tanto qua altra presa difettosa stavolta di Tiloca. Sandu per Pastor, ancora per Tiloca. Pastor cerca spazio per la conclusione, collassa ancora una volta bene verso il centro la difesa barbaricina, arriva il 2 minuti, non trova questa volta per niente d'accordo Claudia De Murtas, mentre fa il suo esordio nella partita anche Fatun Diaye. Giocatrice classe 2003 di origini senegalesi. Pastor per Sandu, eccolo il pallone per Diaye, che va in ala da De Palmas, palla che bacia la traversa e finisce sul fondo della rete. Quarta rete per De Palmas, che trova il vantaggio per le Lions. De Palmas che diventa miglior marcatore della sfida, pari di Bello, 4 reti per ciascuno, 13-12 per la formazione locale. Ora attacca Nuoro con Davoli, ancora in inferiorità numerica la formazione di Bellu, ricezione di Madao in posizione di terzino sinistro. Davoli palla ancora per il numero 18, Poda finta di andare a destra, poi guadagna di nuovo la fascia centrale del campo, aumenta l'aggressività della difesa delle Lions. Ndiaye va ad abbrancare l'avversaria, Claudia Soma, bel fischio arbitrale per i 9 metri, grande palla in posizione di pivot per Sarabellu. Parità a quota 13 a 18 minuti
dal termine di questo derby valevole per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di handball femminile, mentre come sicuramente potete sentire dai nostri effetti sale l'incitamento del pubblico numerese, decisamente più rumoroso di quello locale, tanto intervento irregolare ai danni portato ai danni di Fatundi AIE 9 metri per le Lions, con Sandu Tacosa Salese che spesso e volentieri ha forzato la penetrazione centrale per riuscire ad aprire il campo, ma forse avrebbe potuto fare soprattutto in circostanze in cui si è trovato in superiorità numerica. Sandu la lascia lì per Ndiaye, diciamo, neutralizzata sul palo, poi arriva il tocco all'interno dell'area dei 6 metri, fischio di Rizzi. Non trova un'altra volta d'accordo il pubblico in trasferta. Ndiaye, Sandu per Pastor, incrocia De Palma, si guadagna al centro, la conclusione è centrale, non impensierisce Sizia, si riparte dal fondo. Sizia è andata da Madau, ora il pallone per Podda, Soma, Podda, Davoli, Madau. Ancora Madau. Non è per Davoli che trova con la mano sinistra una bella palla per il gol di Giulia Madau. Il numero che ritrova il vantaggio quando ci stiamo avvicinando alla metà di questo secondo tempo e stiamo per entrare negli ultimi 15 minuti di questa gara sempre molto equilibrata. Ora Ndiaye, arriva l'incrocio con Cristina Pira, spalla persa dall'attacco di Sassari, si arrabbia Bomboi in panchina, rimessa amministrata da Sizia, Nuora che attacca con un gol di vantaggio. De Murtas per Davoli, Soma, Davoli, cerca posizione tra terzino destro e ala destra Sassarese Sarabellu. Ora Davoli, Madau gira la palla nell'attacco nuorese con De Murtas, il pallone per Podda, conclusione mancina neutralizzata da Aka che poi prova ad aprire in contropiede per De Palmas che di tocco trova il punto del 14 pari. Altra apertura di Ilenia Aka, cercare la velocità di De Palmas, ha trovato con lo schiaffetto destro oltretutto, mano debole, il punto del 14 pari. De Murtas, Podda, Davoli per ancora da De Murtas, il pallone per Madau, ancora per la numero 10, si apre lo spazio per il tiro, traiettoria controllata da Aka che termina sul fondo. Pastor già dall'altra parte per Sandu, non c'è il fischio gradito al numero 77 De Palma, sfinta di andare per vie centrali, viene fermata fallosamente. 7 metri per Sassari e 2 minuti per Valentina Davoli. Dunque chance dai 7 per la formazione turritana, con Pastor che si porta sul punto di battuta, 3 gol per lei fino a questo momento, 14 minuti di poco abbondanti, 14 pari il punteggio al Pala Santoro. Pastor contro Sizia, aspetta qualche secondo prima dell'esecuzione di questo 7 metri, arriva il fischio dell'arbitro, va Pastor che schiaccia a terra il punto del 15-14, qui il quarto gol personale per una giocatrice del 77. Col 77 arriva il time out chiamato da Nuoro a 14 minuti e 20 secondi dal termine della gara. Ne approfittiamo di questa pausa per ricordarvi quelli che sono gli eventi previsti dal palinsesto di Directa Sport, weekend che si è aperto alle 16 di oggi da Sestu con la sfida per la 2 maschile di futsal tra Città di Sestu e Città di Asti. Alle 15.30 invece il basket femminile con la Serie A2, la sfida tra San Salvatore del Selagius e Pallacanestro Umbertide.
la sfida che vi stiamo raccontando dal Palasanturo tra Lions e AC Nuoro, ultimo evento del sabato di Directa Sport e di TCS, che vi ricordiamo offrirà in replica gli eventi del weekend, della giornata di lunedì a martedì. Dicevamo, sabato che si chiude con la sfida tra Cuscagliari e Galli Basket San Giovanni, serie A2 di basket femminile. Nella giornata invece di domani, Torres femminile di Mario De Sole va alla caccia della prima vittoria in campionato ospitando il Grifo Perugia sul sintetico del comunale di Latte Dolce. In eccellenza per quello che riguarda invece il calcio maschile, la sfida tra Porto Rotondo e Tonara, scendiamo di un gradino, girone A del campionato di promozione, San Marco a Semini 80 contro Sant'Elena quarti. E per la Lega Nazionale Pallacanestro Diretta Sport produrrà anche le immagini della sfida della Serie 2 maschile di basket tra Dinamo Cagliari Academy e Benedetto 19°100. Mentre sono riprese le ostilità sul parquet sassarese, un gol di vantaggio per le Lions, esce forte Pastore a negare solo momentaneamente la ricezione a De Murtas, poi palla in ala per Bellu che va a terra nel contatto con un avversario, non trova il fischio arbitrale che avrebbe gradito, ora ampi spazi per Sassari, la palla di Pastore per Laura Dettori. Trova il gol del 16-14, due gol di vantaggio per la formazione di Bomboi. Madau per De Murtas, Podda farà per il suo numero 4 che incrocia con la mancina, palla che va a sbattere sulla parte bassa del palo. Dunque Pastore ha ragione in palleggio, andando da Sandu, 13 minuti al termine, 16-14 per le Lions Sassari contro la AC Nuoro. Nuoro che ora difende in doppia inferiorità numerica. Ndiaye, Sandu, non forza Sassari nonostante la doppia superiorità numerica. Ora Ndiaye fa tutto da sola e trova il secondo palo, primo gol nella sfida per la giocatrice di origini senegalesi. E Sassari che va sul più 3, Nuoro dovrà essere brava a contenere i danni mentre si dimezza l'inferiorità numerica. Rientra in campo Davoli, De Murtas, palla persa abbastanza ingenuamente qua in collaborazione con Madau. Sassari prova a scappare, Sandu da Ndiaye, ne va la chiamata nell'attacco sassarese, palleggio di Pastore che dà un'occhiata a De Palmas, poi torna da Sandu, Ndiaye, ancora Sandu, Pastore ancora per il 13, la lascia lì per il numero 4, poi Pastore che finta di andare in ala, arriva l'intervento irregolare di Madau ai danni del 77 sassarese. Sandu, Ndiaye, ancora Sandu, Pastore, Ndiaye, parità numerica ristabilita nel frattempo. Ora Sandu, la palla in pivot provvidenziale, intervento difensivo di Bellu che però non riesce a ultimare il recupero del pallone. 9 metri già battuto da Sassari, con Pastore che cerca il secondo palo forzando questa conclusione. La palla è uscita dal terreno di gioco quando Piras aveva provato a tenerla viva, rimessa dal fondo già eseguita dalla formazione allenata da Massimiliano Bellu. Troppa fretta qua nell'impostazione da parte di Giulia Madau, altro possesso regalato. Nuoro sta perdendo qualche pallone di troppo in questa fase cruciale della gara. 10-55 alla sirena finale al Palasanturo. Ndiaye, Sandu, Pastore ora per la sua numero 13, in ala per De Palmas che però una volta cerca il primo palo, capisce le sue intenzioni, si zia e oppone la sua figura negando la sesta gioia personale al numero 9 delle Lions. La sassata qui di Podda che è sfortunata e trova il palo, fischio contro la difesa sassarese. Nuoro che rimane in attacco sotto di tre lunghezze. Ora Madau, De Murtas, Bellu, Davoli, Podda ancora per il numero 18, rimane per De Murtas, arriva l'infrazione dell'attacco barbaricino, non è felicissima della decisione arbitrale De Murtas.
Vanuro che non se ne ha da un po', ma Sassari non riesce a scappare definitivamente. Pastor Sandundiaye, canonico schieramento, le ali apertissime, ora Pastor per Sandu, continua a chiamare palla a Dettori, Pastor forza ancora questa linea di passaggio centrale, finisce con una palla persa, va il fischio in ritardo, il time out in arrivo probabilmente, chiamato dalla panchina sassarese. Nuora che è andata ancora una volta a caccia del recupero del pallone, fischio arbitrale che non ha trovato d'accordo lo spicchio di pubblico barbaricino. Arriva il time out al Pala Santoro, 9.33 al termine, 17 Sassari, 14 Nuoro, pubblicità. Nasce l'anello, a Viosa non poto riposare, un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas, a Nuoro. L'anello a Viosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. ...9.33 al termine della sfida tra Lions Sassari e AC Nuoro, seconda giornata del girone A della Serie A2 di handball femminile. Pallamano rosa tornata sugli schermi di Directa Sport, Lions Sassari di nuovo in diretta sulle nostre frequenze per questo esordio da calendario interno. Lions che avevano già giocato contro il Sardegna nella prima di campionato, vincendo in maniera piuttosto netta 29-12. La formazione piena anche per l'AC Nuoro, che ha battuto Cassano Magnago, solo una delle due, perché no, nessuna delle due rimarrà a punteggio pieno dopo questi 9 minuti e 20. Tanto qua pasticcia l'attacco sassarese, può correre Nuoro, non arriva il fischio arbitrale, corre la formazione barbaricina, finisce a terra Sarabello. Nove metri amministrato dalla LAC. Davoli, Podda, Davoli, Demurtas, ancora Davoli, Podda, tiene la circolazione tra centrale e terzini, Demurtas, Podda, Davoli va ad occupare la posizione di doppio pivot, grande taglio del 18, sfortunata la conclusione, palla sul palo mentre viene fermato il gioco, c'è bisogno di asciugare il parquet per preservare l'incolumità delle atlete sul terreno di gioco ad occuparsi dell'operazione. Matteo Bombui, tecnico del Lions Sassari. 8.35, 17.14 per la formazione di casa, e attacca da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. De Palmas, Pastor, Sandu, Ndiaye, ancora Sandu, finta di andare da Pastor, ci va in un secondo momento, bella palla schiacciata a terra per De Palmas sul secondo palo, dopo aver cercato il primo in più circostanze, cambia angolo De Palmas e con l'aiuto del palo batte il portiere avversario, più 4 per le Lions a memoria, il massimo vantaggio per la squadra locale. Demurtas, Madau, Demurtas crocia la sua posizione con Davoli, in posizione di pivot c'è Bellu, Podda, finta di andare in ala, palla complicata per Demurtas, attacca ancora Nuoro con Davoli, Demurtas, scarico per Podda che schiaccia a terra questo pallone, dice di no, H con il piedone sinistro, l'apertura rapida, corre in contropiede Sassari con Sandu che finisce per scagliare il pallone contro un'avversaria, sbagliando completamente lato l'apertura in contropiede. Intanto qua Piras spezza con un fallo il ritmo della transizione nuorese. Il tempo inizia a stringere per la squadra in trasferta. Podda, Soma,
Podda, Davoli per De Murtas, ancora Podda, la lascia lì per Soma, incrociano la posizione, 46-4, De Murtas, conclusione col destro, altro legno per Nuoro, ora anche parecchio sfortunata, carambola catturata da Pastor. Sandu, Ndiaye, Sandu, Pastor, Sandu per Ndiaye, ancora Sandu, Ndiaye, non va da Pirassinala, Sandu, Pastor, palla persa per la Sassari, non riescono a tenere il pallone in gioco né De Palmas né Pastor. Nuoro ha bisogno di andare a bersaglio per mettere un po' di peppe su questo finale. De Murtas, Napoli, Davoli, ora Napoli si va in ala da Podda, arriva il taglio di Madau, si va ancora sul fronte destro dell'attacco, si allacciano Piras e De Murtas, 9 metri per Nuoro. Napoli, Podda, lascia lì per De Murtas, si chiudono solo per un attimo gli spazi nell'attacco nuorese, che alla fine riesce comunque a liberare Podda, conclusione che non trova lo specchio della porta avversaria. E Nuoro che rimane a quota 14, solo 3 reti per le ospiti nel secondo tempo, una frazione che si era conclusa con la HAC avanti 11-10, parziale di 8-3 dunque per la squadra sassarese in questo secondo tempo. Sandu, Pastor cerca di dare una linea di passaggio dei tori, Pastor forza la penetrazione, arriva ancora una volta un fischio a suo favore. Sandu, Ndiaye, Sandu, Pastor continua a scivolare sulla linea dei 6 metri dei tori, Ndiaye va da Pastor, cerca spazio per il tiro, si apre la difesa nuorese, Pastor trova il più 5, quinto gol personale per il numero 77. Ora Davoli, Madau, ora Nuoro sembra avere un po' mollato, più gol che minuti a separare le squadre in questo momento. Contatto falloso di Pastor su Napoli, non la prende bene. Per il 23, lo lascia lì per Davoli, si vede incroci nell'attacco nuorese, poi De Murtas, fermata fallosamente da Sandu, battuta rapidamente il 9 metri. L'irregolarità di Pastor su Napoli, ancora attacco per Nuoro, con Podda, De Murtas, H! Direi di no, poi Ndiaye tiene vivo questo pallone, Sandu. Attacco fondamentale per le sorti della partita, 4 minuti al termine, 19 per chi attacca, 14 per chi difende. Sandu, Pastor, De Palmas, Pastor, Sandu, per Ndiaye si butta in posizione di doppio pivot, Sandu, Pastor per Ndiaye, esce forte su di lei Podda, poi Pastor, forzare ancora una volta la conclusione centrale, palla al lato, Siziano non ha neanche bisogno di intervenire. Davoli, Napoli, De Murtas, Davoli centralmente, il 18, altro palo per Nuoro e arriva il gol sulla carambola di Sarabellu, meno 4, il sesto gol personale per il numero 21 di Nuoro a 3 minuti e 10 secondi. Pastor scambia con De Palmas, centralmente Sandu, Ndiaye, ancora circolazione tra centrale e terzini, Pastor lascia lì per De Palmas, Sandu, eccolo il taglio in doppio pivot della 9, vediamo come si sviluppa l'attacco di Sassari con Pastor in palleggio, cerca la palla schiacciata a terra, De Palmas si tuffa per toccare verso la porta avversaria ma non riesce a evitare l'invasione che regala il possesso a Nuoro, ora può attaccare per portarsi sulle meno 3 con Podda, si apre la difesa sassarese con Piras che è un po' indecisa sul da farsi, si fa trovare nella terra di nessuno, stava per approfittare Sarabellu, trascorrono inesorabili per Nuoro i secondi che dividono le due squadre dalla sirena finale. Podda, De Murtas, Napoli, Davoli,
Ora per il 18, esce dalla linea dei 6 Napoli. Lavora bene qua la difesa delle Lions, che anticipa questa linea di passaggio. Può scappare in contropiede Sandu. Uno contro uno contro Sizia, che le nega la gioia del gol. Sarebbe stato il secondo. La partita del numero 13. C'è ancora vita, anche se poca, per Nuoro. Onde Murtas, palla a lato. Era due minuti scarsi che diventano quasi una formalità. 4 gol di vantaggio e meno di 120 secondi. Arriva il time out chiamato dalla panchina sassarese. 1 minuto 43 secondi al termine. Lions 19, AC Nuoro 15. Ultima pausa pubblicitaria dal Pala Santoro di Sassari. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. ...103 secondi separano Lions Sassari e AC Nuoro dalla sirena finale che decreterà la fine di questa sfida favorevole per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Formazione di Bomboi che attacca in vantaggio di 4 gol. Anche Nuoro sembra aver rinunciato all'idea di portare via il bottino pieno dal parquet sassarese. 19-15 con un parziale di 9-4 nel secondo tempo, con Lions che hanno alzato la loro intensità difensiva in questi secondi 30 minuti, concedendo solo 4 reti a un AC Nuoro che, almeno però a onore del vero va detto, è stata molto sfortunata nelle conclusioni, trovando in più circostanze i legni della porta difesa prevalentemente da H. Arriva ora il 7 metri per le Lions, trasformato da Laura Dettori. Allora 5 gol di vantaggio, possiamo serenamente dire che le Lions salgono a quota 4 rimanendo a punteggio pieno. Si ferma Nuoro a quota 2 dopo la vittoria contro il Cassano Magnago, prestazione comunque onorevole per la formazione allenata da Massimiliano Bellu. Allora, tifosi ospiti che impediscono la vostra visione e anche parzialmente la nostra. 15 secondi al termine con Davoli che prova a trovare la traiettoria per quello che potrebbe essere definito in altri sport gol della bandiera. Qua Davoli, conclusione centrale, ribatte ancora il portiere delle Lions. Suona la sirena al Pala Santoro. Lions Sassari 20, AC Nuoro 15. Questo il risultato finale della sfida valevole per la seconda giornata del girone A del campionato di pallamano femminile. Dunque la squadra di Bomboi rimane a punteggio pieno salendo a quota 4, si ferma a quota 2 quella allenata da Massimiliano Bellu. Noi, non prima di rimandarvi ai nostri contenuti settimanali per le interviste del post partita, vi ricordiamo per l'ultima volta il punteggio finale: Lions Sassari 20, AC Nuoro 15. Ringrazio Alberto Tosini per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Un saluto da Mauro Garavo e buon proseguimento con i programmi directasport.it e TCS. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.